Seconda edizione di Canavese in un bicchiere, organizzata dall'associazione Canavese. Qua abbiamo Alessandro Vicari, una manifestazione che viene inaugurata oggi. Sì, appunto, mancano pochi minuti all'inaugurazione della seconda edizione di Canavese, di Canavese in un bicchiere, organizzata dall'associazione Canavese. E siamo molto felici innanzitutto perché abbiamo numerosi stand e produttori in più, abbiamo 35 espositori in tutto. Partiremo alle ore 16 con il convegno dedicato all'erba luce, vitigno dell'anno della regione Piemonte. Il convegno si svolgerà all'interno della sala generali che abbiamo allestito in collaborazione con l'assicurazione generali Rivarolo Canavese di Giancarlo Giovannini. E sala generali che terrà anche poi le masterclass a cura dei giovani vignaioli canavesani e di Slow Food Canavese. Facciamo tanta carne al fuoco, ma siamo molto ottimisti per questa seconda edizione. Tante le aziende vitivinicole presenti, tante aziende giovani, voi siete giovani, quindi segno che è un settore che sta diventando sempre più aperto ai giovani e sempre più con larghi orizzonti. Sì, assolutamente, c'è un bel clima, come avevo detto a Davide un mesetto fa nell'intervista, c'è fermento, ci sono tante aziende giovani, tante nuove. In questa seconda edizione ci hanno creduto anche aziende storiche, aziende importanti del territorio, e questo ci dà una grande soddisfazione. E appunto anche il pubblico lo scorso anno è stato un pubblico giovane, cerchiamo di replicare anche quest'anno e diciamo abbiamo tutte le carte in regola per fare un ottimo risultato anche quest'anno. Tante anche le partnership nell'organizzazione e i patrocini ottenuti per questa manifestazione odierna. Assolutamente, sì, abbiamo una locandina molto, molto importante perché abbiamo patrocini di enti di tutti i livelli, andiamo da Regione Piemonte fino ai consorzi di tutela dell'erbaluce, l'enoteca regionale della provincia di Torino, il collegio degli agrotecnici Torino Aosta con cui organizziamo il convegno. E tanti anche gli sponsor, le aziende che hanno deciso di contribuire alla realizzazione dell'evento da tutte le parti d'Italia, perché andiamo da Assicurazione Generali di Giancarlo Giovannini a Imonino Consulting fino ad arrivare al Italian Cork, un sugherificio del Veneto che ha scommesso su questo territorio e che vuole investire sulle aziende del Canavese. Lorenzo Scafidi, seconda edizione di Canavese in un bicchiere. L'inaugurazione è stata fatta e ora diamo spazio a questa bellissima kermesse dedicata ai vini. Sì, allora abbiamo fatto il taglio del nastro, quindi da adesso in poi via libera. Luce verde a tutte le degustazioni di tante cantine che ci sono. Per quest'anno ce ne sono 22, abbiamo chiuso un numero pari. Mentre abbiamo 10 espositori fra parte food e qualcuno che appunto vuole esporre magari una statua in 3D, chi lavora su queste cosine un po' più particolari. Quindi a Canavese in un bicchiere quest'anno si troveranno tante novità, come appunto già accennate, però soprattutto puntiamo sul valorizzare le realtà che abbiamo, che siano micro, che siano medie o qualcuna un po' più grande. Quindi fra stasera e domani, tutto il giorno, ricordo dalle 11 alle 21, con anche possibilità di mangiare sul posto. Sulla pagina Facebook trovate tutti i piatti che verranno principalmente dati. Non resta soltanto che venire alla manifattura Quernier. Giusto connubio, quindi, come hai detto tu, tra gastronomia e il nostro vino canavesano che deve essere maggiormente ancora valorizzato, quindi questo evento vuole fare il trampolino di lancio anche alle aziende giovani, i giovani che sono tornati a far parte di questa realtà. Sì, soprattutto. Il grande discorso qual è? Ci siamo trovati d'accordo con i giovani, quindi più o meno su e giù la nostra età, per dire lanciamo la nostra zona, lanciamo il Canavese perché ha delle potenzialità enormi. Quale migliore evento per legare
il cibo, quindi il distretto food, mettiamola così, ha le tante cantine che abbiamo in Canavese. Quindi viaggiamo davvero dall'Alto Canavese fino a Caluso, quindi siamo davvero, abbiamo riempito per bene di tante cantine e di tante zone del nostro Canavese, quindi siamo molto contenti e davvero non vedo l'ora che tanti vengano per guardare e scoprire cosa ci sia, perché davvero è una roba incredibile. Vuoi fare dei ringraziamenti? Sì, certo. Principalmente li faccio all'Associazione Commercianti di Gournier, perché insieme a noi hanno lavorato in questi giorni a realizzare qualche addobbo di natalizio, mettiamola così. E quindi poi davvero ci tengo a ringraziare loro, in più all'amministrazione comunale di Gournier per esserci stati dietro, per averci dato di nuovo la possibilità di fare il nostro evento. E quindi poi ringrazio appunto i miei collaboratori di tutta l'associazione, perché c'è tanto lavoro, diciamo, questa è solo la punta dell'iceberg, sotto c'è tanto molto altro. Quindi grazie a tutti e vi aspettiamo. We'll be right back.